Ciao ragazzi, qui è Sid con la seconda videoguida di Xenoblade Chronicles 2 per Nintendo Switch. Allora, volevo fare una guida su per spiegare un po' tutto il sistema di combattimento, ma c'è un sacco di roba e veniva fuori una roba pallosissima di un'ora e mezza. Quindi ce la caveremo in pochi minuti e tratteremo man mano vari aspetti. Li tratteremo prima un po' rapidamente, un po' da manuale di istruzioni per i principianti, poi vedremo come si trasformano queste piccole meccaniche del combattimento nella versione endgame, come poter trovare quindi gli exploit e fare un culo così ai mostri. Quello di cui parleremo oggi è l'autoattacco. Io vi mostrerò soltanto un personaggio, Morag, sperando di non spoilerare troppo, anzi nel tentativo di non spoilerare nulla in realtà. Come funziona l'autoattacco e come funziona la concatenazione di attacchi? Allora, il nostro personaggio, una volta ingaggiato un mostro e una volta posti in prossimità del mostro, comincerà a fare una serie di attacchi in automatico, senza che gli premiate nulla. Sostanzialmente farà tre attacchi. 1, 2, 3. Terminato ciascun attacco, nel momento esatto in cui colpite il mostro con ciascun attacco, potete concatenare una tecnica. Spieghiamo tutto un attimo meglio mentre scappo da questo mostro. Ciascun attacco farà un danno diverso. Il primo attacco farà un danno del 100%, mentre il secondo otterrà un bonus e il terzo un bonus ulteriore. Perfetto. Dopo ciascun attacco, se voi premete subito una tecnica, riuscirete a concatenarla. Cosa significa? Che quella tecnica farà maggiori danni, avrà maggiore precisione e soprattutto caricherà maggiormente la barra dello speciale. Noi, se avete giocato un pochino a Xenoblade, vi anticipo che utilizzare le tecniche base carica la barra dello speciale e questo è più o meno il vostro scopo. Quindi, prima parte, che cosa abbiamo imparato? Che dopo ciascun attacco noi possiamo concatenare un'abilità speciale. Ma non solo, possiamo concatenare abilità speciali anche... non solo abilità speciali, ma possiamo anche concatenare il cambio di blade e un sacco di altre cose che dopo andremo a vedere nella parte in game. Adesso ingaggio un mostro e cominciamo a concatenare qualche attacco. L'arma che vi mostro adesso è l'ascia. La sequenza di attacchi cambia per arma. Io vi mostrerò l'ascia, le doppie spade e forse anche la katana se riesco. Adesso questo mostro è troppo in aria per essere colpito, quindi aspettiamo un attimo di teletrasportarci, così vi mostro un pochino la parte base. Quello che vi anticipo è che in endgame questa meccanica viene portata al massimo, per cui potrete concatenare non soltanto le tecniche dopo gli autoattacchi, ma anche le tecniche dopo un'altra tecnica. Questo lo potete fare grazie ad un'abilità che prende ciascun personaggio a un certo punto nel suo l'albero dell'abilità, più o meno qua. Qua da qualche parte c'è la possibilità di concatenare una di queste era. No, questo intanto è carino, va bene, dopo me lo do. Comunque niente, c'è un'abilità per cui potete concatenare una tecnica dopo un'altra tecnica. Andiamo, adesso vi ho spiegato tutto un po' di fretta, un po' confuso. Andiamo ad ingaggiare di nuovo quell'uccellone che prima mi ha grato e a fargli un culo così, se possibile, se ci riusciamo. Se no dovremmo trovarlo qua in cima all'alberello, oppure lì a bere un po' d'acqua. Vieni, cucciolo. Oh, ecco qua, comincia il fight. Allora, cominciamo con l'ascia, tre attacchi. 1, 2 e 3. Ok, adesso proviamo a concatenare dopo il primo. 1, concatenato. Vedete che appare quel cerchietto blu? Quindi la mia tecnica ha maggiori danni e carica maggiormente la barra speciale. Adesso proviamo a concatenarlo, non dopo il primo ma dopo il terzo attacco, e vediamo se carica di più la speciale. Allora andiamo. 1, 2 e 3. Concateniamo la tecnica Y. Ecco, vedete che abbiamo caricato più di metà barra. Un macello dopo il terzo attacco. Possiamo concatenare sì gli attacchi ma anche il cambio di Gladius. Adesso dopo il terzo, tac, cambiamo Gladius. Di nuovo ci ha fatto il cerchiolino. Ottimo. Il cambio di Gladius, al cambio di Gladius noi possiamo concatenare una tecnica. Proviamoci. Ecco qua. Cambio di Gladius, non l'ho concatenato, ho sbagliato, ma ho concatenato l'attacco dopo il Gladius. Che cosa serve tutto questo? Serve perché se voi imparate e cominciate ad avere un tempismo veramente perfetto, potete sparare una raffica di 9 attacchi uno dietro l'altro, tutti concatenati, concatenando anche il cambio di Gladius.
caricando quindi la speciale con una rapidità allucinante. Adesso cominciamo, faremo una 3 hit con Morag, poi concateniamo tutte le sue tecniche. Se sono bravo abbastanza, poi passiamo ad un altro Gladius dove concateneremo di nuovo le sue tecniche. Vediamo. Un hit del doppio spade, 2, 3. Concatenato il primo, che dà un colpo. Concatenata la seconda tecnica da 2, 1, 2. Concatenata la terza tecnica, no, mi ha soffiato via. Va bene, l'idea era buona. Adesso concateniamo il cambio di Gladius, tac. Tecnica, 1, 2, 3, 4. Concateniamo un'altra tecnica. Questa l'ho mancata. Cambio di Gladius, dai, ci riprovo. 1, 2, 3. Concateniamo. 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 1, 2, 3, 4, concateniamo, concateniamo, 1, 2, concateniamo, dai, ah, questa l'ho mancata, questa l'ho presa, ah, cazzo, il soffio che mi ferma tutto, vabbè, questo più o meno è la meccanica con cui concatenate le cose. Aumentano i danni, vedrete che comincerete a caricare la speciale con una rapidità allucinante. Questo vi permetterà non solo di massimizzare i vostri danni, come è abbastanza ovvio, ma massimizzando la velocità della speciale potete cominciare a fare combo da soli. 3, 4, concateniamo, concateniamo. Non è semplicissimo, dovrete quindi allenarvi tanto, sia con tutte le armi, sia con tutte le tecniche. Insomma, c'è da divertirsi. Concateniamo il cambio di Gladius, l'attacco. 1, 2. Ah! Ah! Morto, va bene. Brava, brava la mia Moira. Comunque, questa più o meno è la meccanica a grandi linee. Dovete allenarvi tantissimo perché io vi ho mostrato l'ascia, no, il martellone che fa 3 attacchi classici. Se già utilizzate le doppie spade o il tirapugni, vedrete che l'animazione degli attacchi diventa un pochino più complessa. Magari fanno un attacco, cioè due attacchi contano come uno. Comunque, qualsiasi arma utilizzate, avete 3 finestre, la 1, la 2, la 3, per concatenare la prima tecnica. Poi da lì concatenate il mondo, come avete visto, una roba dietro l'altra. Altre cose da dire, le tecniche le dovete studiare. Le tecniche a loro volta non tutte sono un solo attacco. Per esempio qua ho usato una combo della katana. C'è una tecnica della katana che da sola fa 4 attacchi. Noi possiamo concatenare solo dopo l'hit finale delle tecniche. Questo tenetelo a mente, allenatevi, pratica, pratica, diventa divertentissimo. E non dico indispensabile, ma utilissimo sia per progredire nella storia, ma soprattutto per fightare i mostri endgame. Grazie, questo era Sid, a presto con un'altra guida.